TV, bentrovati. Alle mie spalle il teatro Le Muse di Ancona, uno dei piccoli gioielli del nostro territorio regionale. Siamo ospiti oggi di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino per la seconda tappa del progetto Obiettivo Sostenibilità. Sentiremo le imprese che si raccontano, alcune imprese del territorio che hanno fatto della sostenibilità uno dei valori fondanti delle loro attività. Un ospite d'eccezione, attore, cantante, imitatore e fondatore del progetto Risorgi Marche, Neri Marco Re. Quale occasione migliore, proprio davanti a una platea di, come hai detto tu, oltre 700 persone, di raccontare delle storie di sostenibilità da chi realmente la sostenibilità la sta praticando, da chi realmente si sta impegnando da questo punto di vista. Questo è, secondo noi, il modo di veramente di spiegare le cose, di spiegare la fattibilità delle cose, sicuramente il metodo migliore, perché noi, nel nostro obiettivo è proprio quello di dare voce a queste persone che continuamente si applicano, continuamente fanno sacrifici. Per raccontare le loro difficoltà, per raccontare le opportunità che sono venute fuori e per far capire agli altri appunto che è un percorso possibile. Ovviamente il governo, lo Stato, il Paese deve fare la sua parte. Per quanto riguarda tutto il tema dell'edilizia, noi stiamo dicendo che è impossibile proseguire la strada del 110%, siamo tutti d'accordo, ma comunque occorre mantenere alta l'attenzione su tutto quello che sarà l'efficientamento degli edifici, sia industriali che residenziali e abitativi, con dei programmi di sovvenzioni che possano, anche con delle aliquote più basse, ma che possono comunque durare per vari anni, in maniera che i lavori si possano programmare. C'è molta attenzione su questo tema da parte di tutti, sia dei privati cittadini che delle imprese, e soprattutto, diciamo, le piccole imprese devono cominciare a dire quello che realmente stanno facendo, perché sono tutte molto impegnate su questo tema. Noi abbiamo oggi un collegamento anche con il nazionale, con cui stiamo raccontando quello che stiamo facendo. Questi erano 2 mesi che noi li abbiamo destinati proprio alla sostenibilità, con 4 appuntamenti dove abbiamo detto però il percorso deve essere quello di far parlare gli attori veri di questo tema. Crediamo che, vista anche l'affluenza di oggi, che non ci aspettavamo oltre 1000 persone registrate a questo evento, crediamo che sia la formula giusta, e soprattutto il messaggio che vorremmo far passare alla fine è quello che ognuno di noi deve poter dire: questo allora lo posso fare anch'io. Sostenibilità non solo dal punto di vista energetico, ma a 360 gradi. Siamo partiti l'8 marzo con l'incontro su welfare a Jesi, con oltre 200 partecipanti, perché noi mettiamo la persona al centro veramente della nostra azione. Il welfare come opportunità delle imprese. Qualunque cosa si fa oggi è un costo, ma le imprese, e ci sono state delle testimonianze proprio in questo riguardo, hanno detto appunto che è diventata anche un'opportunità, sia per fidelizzare i propri dipendenti, ma anche per aiutarli su quelli che sono veramente i problemi di tutti i giorni. E come dico ormai in ogni occasione, le piccole imprese sono in prima linea su questo, è solo ora che cominciamo a raccontarlo e a dirlo. Alla città di Ancona come capoluogo di regione, alle nostre province, alla nostra regione, ma soprattutto alle nostre imprese. Serviva un momento per ritrovarsi parlando di temi concreti, la sostenibilità, a volte utilizzata più come slogan che come azioni concrete, invece questa è un'occasione oggi, nella festa di San Giuseppe Artigiano, per parlare di best practice, di micro e piccole imprese che hanno già avviato dei progetti di sostenibilità nelle varie accezioni, ambientale, ecologica, energetica, culturale, sociale e finanziaria, per far sì che anche altri imprenditori, prendendo esempio da chi già ha avviato questi progetti, possa far crescere all'interno della propria attività e della propria azienda questa sensibilità. Ripeto, non come slogan, ma come un miglioramento del nostro patrimonio economico della nostra regione.
Noi rappresentiamo 10.000 imprese, 14.000 pensionati, quindi il nostro obiettivo è quello di tenere unita la comunità. Lo abbiamo cercato di fare nel nostro meglio in tanti eventi complessi che abbiamo vissuto in questi anni e questa di oggi è una delle tante tappe, oggi importante perché in un luogo simbolico, quello del Teatro delle Muse, quello di mettere a contatto i nostri imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di facilitare la conoscenza, di utilizzare le best practices affinché si crei un effetto domino, una contaminazione finalmente positiva tra le imprese per far crescere il nostro tessuto economico. Benvenuti veramente a tutti nella nostra città e nel teatro più bello del mondo. È stato per noi una vera gioia, non solo un onore, una vera gioia poter dare questo modesto contributo, cioè di offrire la sala per questa festa. Valuto questo focus importantissimo perché è evidente, credo ormai a tutti, che la transizione della sostenibilità ambientale è la sfida vera dei prossimi anni. Arriviamo tutti un po' tardi su questo fronte e quindi dovremmo fare le cose in un tempo ancora più rapido. Quindi avere consapevolezza che questa è la trincea sulla quale si gioca davvero il nostro futuro, anche immediato, credo che sia un fatto importante. Che questa consapevolezza venga così vissuta e manifestata dal tessuto produttivo fondamentale del nostro paese e della nostra regione, quale quello della piccola impresa, credo che sia un segnale positivo e di fiducia per tutti noi. L'amministrazione comunale è molto impegnata su questo terreno, ovviamente è impegnata nel farle le cose e farle è sempre più complicato che dirle. Ma faccio soltanto un esempio sul piano del trasporto pubblico. Noi abbiamo messo in campo un progetto che è stato finanziato da oltre 25 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture per trasformare gran parte dei mezzi che circoleranno in Ancona in mezzi elettrici. Saranno circa 50 nuovi autobus, tutti elettrici. Ho fatto solo questo esempio per dire una delle azioni che più concretamente sul piano delle politiche urbane possono essere fatte, ma decisivo è il fronte delle imprese, su questo non c'è dubbio, dell'apparato produttivo, quindi benissimo la giornata di oggi. Quanto è decisivo invece il PNRR? Il PNRR è molto decisivo, non è tutto, ma è un pezzo importante del futuro del nostro paese e di questa possibilità. Faccio per esempio l'esempio concreto nella nostra città. Partecipando ai bandi PNRR abbiamo ottenuto 58 milioni di euro di investimenti, sono tutti in corso, gare fatte. Molti di questi riguardano la cosiddetta transizione ambientale, ne cito solo due. L'efficientamento energetico degli edifici pubblici, questo teatro, Teatro delle Muse e il Teatro Sperimentale. Qui ci sono lavori in corso, finanziati dal PNRR appunto per l'efficientamento energetico. Saranno abbattuti della metà i consumi energetici e questo sarà un gran bene per l'ambiente e anche dal punto di vista economico. Il Comune di Ancona è sempre stato molto attento alla sostenibilità in questi due anni, soprattutto molto difficili. Quali sono le sfide del futuro? Le sfide sono queste, la trasformazione dei grandi servizi urbani, per esempio la trasformazione di tutti gli edifici pubblici perché consumino meno energia, la produzione di energia rinnovabile. Abbiamo annunciato poche settimane fa la partenza della prima comunità energetica locale con epicentro nel parcheggio degli Archi. Abbiamo già diversi edifici comunali di proprietà comunale dotati di pannelli fotovoltaici. L'obiettivo nei prossimi anni è avere produzione di energia rinnovabile su tutti gli edifici comunali. Uno. Due, il sistema del trasporto, altra questione strutturale di cui dicevo prima. Tre, il sistema produttivo principale che c'è nella città di Ancona, il porto. Il porto ci ha finanziato, lì è più l'autorità portuale, il soggetto diciamo che opera concretamente, ci ha finanziato l'elettrificazione delle banchine, tutte. È bene che vada avanti e vada avanti rapidamente e così altri interventi di questo tipo. Noi siamo un'azienda di riferimento della sostenibilità perché da oltre 20 anni costruiamo edifici ecosostenibili e è quello che l'Europa sta cercando di proiettare nei prossimi 15 anni, l'Italia, e già noi siamo precursori di questi edifici e quindi
è un fiore all'occhiello per tutta la regione. Qual è il futuro della sostenibilità oggi? Il futuro è importantissimo, perché poi dobbiamo confrontarci quotidianamente con delle criticità che devono essere puntualmente risolte, e edifici ecosostenibili è ovviamente quello che sarà il futuro dell'Italia, e non solo dell'Italia, di tutta l'Europa. Diciamo che in questo periodo un po' particolare, in cui le aziende hanno lottato molto con diverse situazioni che non sono state molto favorevoli ad artigiani e ad aziende, posso fare degli esempi come la pandemia, come l'aumento dei costi energetici. Ecco, diciamo che è stato un periodo molto particolare, quindi ci aspettiamo, ecco, che dall'Europa ci sia un aiuto importante, appunto, a supporto di chi poi ha il dovere di aiutare il territorio e le persone. Noi ci occupiamo, siamo una ditta che si occupa di software, quindi quello che noi facciamo per esempio è formare i ragazzi affinché appunto accrescano le loro competenze. Cerchiamo di trovare le giovani menti anche provenienti da istituti tecnici, da università, per formarli e per farli entrare sul mondo del lavoro. Quindi è importante, ecco, che le imprese appunto contribuiscano a far crescere il territorio, far crescere appunto la sostenibilità del territorio stesso. In questo caso i fondi del PNRR possono dare una mano importante per lo sviluppo della sostenibilità nella nostra regione? Assolutamente sì. Noi siamo, per esempio, lavoriamo molto con l'industria 4.0. Adesso ancora c'è un'incertezza su questo diciamo ambito. Speriamo, ecco, che arrivano gli incentivi giusti per far crescere le aziende sempre di più. Come possiamo aiutare le piccole imprese del territorio ad iniziare questo percorso? Beh, sicuramente, ecco, Confartigianato già sta dando una bella mano anche con corsi di formazione anche online, che appunto accrescono sempre di più il valore degli imprenditori. Quindi argomenti, ecco, di sostenibilità che magari tutt'oggi per qualcuno è un argomento un po' utopico. Diciamo, bisogna far formazione, bisogna insegnare, bisogna fare in modo appunto che gli imprenditori siano aggiornati. C'è un invito sicuramente dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, a spingere sulla sostenibilità e a lavorare per aiutare quelle piccole imprese a fare questi passi e a poterle anche rilanciare nel loro settore. Gli artigiani, sia per numero che per qualità, sono il cuore pulsante della nostra economia, dell'occupazione, e poi quanti artigiani sono trasformati in industrie e oggi hanno scoprono mercati internazionali portando le marche in tutto il mondo. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista l'artigianato è il cuore pulsante della nostra regione. Voglio aggiungere che la sostenibilità deve essere un obiettivo da parte di tutti noi, perché ormai, come abbiamo anticipato in platea, in sala, oggettivamente l'ambiente rappresenta un obiettivo da tutelare e da sempre di più custodire. La competitività non può essere sacrificata e lasciata sulle spalle degli artigiani, dei piccoli e medi imprenditori, che da soli non hanno le forze a volte per raggiungere la sostenibilità che oggi noi crediamo. Quindi le istituzioni devono sapere accompagnare questa fase di cambiamento e devono raggiungere l'obiettivo, per il tramite appunto di quelli che possono essere finanziamenti, ma anche e soprattutto di una progettualità che possa dare spazio alle innovazioni, per sostenere le piccole e medie imprese che fanno parte a pieno titolo del nostro sistema economico e ne rappresentano quantitativamente e qualitativamente la struttura pulsante. I prossimi 15-20 anni saranno ridisegnati un po' attraverso i bandi che la regione di cui sta usufruendo, e voi state trasferendo alle aziende. Questo è un percorso che avete già iniziato. Nei prossimi anni sicuramente siamo in una fase di forte e profonda trasformazione. Il mio auspicio però è che con queste risorse dobbiamo guardare le tecnologie che abbiamo acquisito, penso al digitale, penso alla sostenibilità, ma anche investire sulla nuova innovazione, sugli studi, sulle ricerche che devono fornire quelle tecnologie che nel prossimo futuro saranno centrali.
le Marche e l'Italia rappresentano sotto questo punto di vista delle eccellenze, perché dalle Marche e dall'Italia sono partite tante innovazioni, e credo che sugli investimenti dobbiamo dare una grande risalto, una grande opportunità anche alla ricerca e alla formazione. Sostenibilità, quanto è importante il ruolo delle istituzioni in questo campo e come appunto si può procedere per questo obiettivo? È un tema estremamente importante, proprio la modifica della Costituzione attuata con la legge numero 1 del 2022 ci chiama tutti a raccolta intorno ai temi della sostenibilità ambientale e nel contesto europeo, considerando quelle che sono veramente le emergenze del nostro pianeta. Quindi io credo che oggi come oggi quale terreno migliore che quello degli artigiani per affrontare questo tipo di problematica, proprio perché loro sono la dimostrazione della migliore capacità di adeguarsi flessibilmente, velocemente a tutti quelli che sono i temi che la nostra società costantemente ci lancia e ci sfida. Il mio pensiero è che davvero la collaborazione fra le istituzioni sia il tema fondamentale in una nazione come la nostra. E devo dire la verità, è una nazione che riesce tante volte a darci delle grandi sorprese, no? Quando gli analisti, anche a livello internazionale, fanno previsioni nei confronti dell'Italia, più delle volte non riescono a capirci, ma perché non riescono a capire quello che è il carattere degli italiani, che è un carattere flessibile, capace, competente, che proprio nell'artigianato, se passiamo fin dal Rinascimento, è proprio l'espressione più alta del genio italiano. Quindi io sono davvero convinto che fra le istituzioni ci deve essere collaborazione, fra il mondo del lavoro, il mondo della politica, delle istituzioni, ci deve essere un dialogo fitto, intenso e proficuo. Quanto è importante testimoniare il vostro percorso alle imprese del territorio? Ma è importantissimo, perché per noi è un orgoglio, come dicevo prima, essere su questo settore e essere premiati e dare un importante contributo a questo mondo di ecosostenibilità per noi è importantissimo, quindi speriamo in poche parole che come noi lo facciano tanti altri, quindi questo mondo si rende un po' più bello e ecosostenibile. Ma come si concilia la plastica con la sostenibilità? Ma facendo è una cosa importante, perché basterebbe riciclarla e dargli una nuova vita, perché eliminare la plastica al 100% è impossibile. Dargli una nuova vita sì, e noi fortunatamente abbiamo degli impianti dove ricicla la plastica e facciamo copriabiti al 100% riciclati, e quindi penso che sia una bella cosa se tutti quanti facessero un po' di quello che in poche parole si può fare. Penso che, come dicevo prima, facciamo tutti del bene a questo paese, a questo pianeta più che altro. Le Marche hanno una grande possibilità di sviluppo importante. La tecnologia ci aiuta, l'importante è che tutti quanti facciano un pochino del loro, investendo, perché in risorse sia umane che la tecnologia ci aiuta proprio per arrivare a livelli molto molto importanti sulla sostenibilità. Quindi. Siamo chiaramente, oltre a essere la birra artigianale italiana più premiata al mondo, siamo stati anche la prima azienda del comune di Apecchia a montare il primo fotovoltaico nel comune nel 2009. Poi abbiamo convertito la sala cottura che andava a GPL, l'abbiamo convertita a pellet nel 2013. Da un punto di vista, quindi, le imprese si può andare avanti attraverso l'energia alternativa, sono affidabili, ecco. Beh, sicuramente noi abbiamo trovato vantaggio sicuramente nelle energie alternative, e questo è stato un punto di forza anche nel prodotto finale, perché chiaramente siamo riusciti a risparmiare tanti soldi. Essere qui è una prova, una conferma del buon lavoro che avete fatto da quel punto di vista?
Beh, sicuramente questo qua è una dimostrazione di quello che abbiamo fatto nel passato e faremo anche nel futuro, sempre sul discorso della sostenibilità. Come la vostra azienda ha declinato il tema della sostenibilità? Allora, noi da sempre cerchiamo portiamo avanti una lavorazione antica con l'utilizzo delle pietre antiche, veramente naturali, e utilizzando nello stesso tempo le materie prime naturali, e l'insieme delle due cose con l'utilizzo di una lavorazione con spinta idromolitoria, quindi l'utilizzo delle acque per la movimentazione di queste grandi pietre, creano una bella sinergia tra il tuo lavoro e l'ambiente che ti circonda. Sei definito come l'ultimo di questa generazione, perché hai scelto di proseguire? Abbiamo scelto di proseguire questa realtà quando i miei predecessori in fase di pensionamento stavano valutando se cedere o chiudere questa attività. E con molti timori iniziali, ma con l'aiuto di tutta la mia famiglia, sono riuscito a prenderne le redini, portando avanti le loro tradizioni e i loro insegnamenti che ci hanno sempre contraddistinto nel tempo. Sono figlio di artigiani, mio babbo era... Anche tu, ma allora... Babbo era falegname, nonno era falegname, ci ho avuto precedenti illustri, Pinocchio, un altro... Sono stato chiamato per parlare di Risorgi Marche, che è un festival sostenibile che nasce proprio con l'intento di essere vicini alle comunità colpite dal terremoto, però facendolo attraverso dei criteri che non passassero sopra altri principi, che sono quelli appunto del rispetto verso l'ambiente e la natura, che appunto che poco prima aveva colpito in maniera così dura, ma con la quale insomma bisogna fare i conti, perché lei prescinde da noi, insomma. E quindi era un modo anche per riconciliarci, no? con la natura stessa, questo festival che è giunto alla sesta edizione, che anche se adesso ci stiamo allontanando dagli anni, dal 2016, appunto dell'anno del terremoto, spero che possa continuare a portare comunque attenzione alle parti interne della nostra regione, ai paesi del cratere sismico, e in generale anche portare turisti in questa regione, che chiunque molto spesso quando sto fuori le Marche, dico che bella, ma io non la conosco, insomma è una regione che rispetto ad altre è meno conosciuta e meno frequentata, che forse è anche uno dei vantaggi che l'hanno preservata così bella, però insomma farla conoscere è anche motivo di orgoglio per noi, no? È un festival che eccelle in sostenibilità, nato quasi da una richiesta di aiuto, di non essere dimenticati, adesso probabilmente si sposterà anche nelle zone alluvionate dalle terremoto. Beh, diciamo che può avere tante sfaccettature e sviluppi, può essere anche una piattaforma sulla quale innestare anche discussioni, no? Dibattiti, riflessioni sul territorio, su come gestire anche la ricostruzione stessa, insomma, però poi può ovviamente essere vicina anche a chi non è stato colpito dal terremoto, ma da altre calamità, in parte naturali, in parte causate purtroppo dall'uomo, come sappiamo, e quindi insomma le alluvioni che hanno colpito l'Anconetà nel Pesarese, insomma da Senigallia a tanti paesi all'interno, Barbara e tanti altri ovviamente. Come ha raccontato sul palco, la sua storia personale la avvicina anche al mondo dell'artigianato? Sì, mio babbo era falegname, anche mio nonno, e quindi insomma gli artigiani sono in casa, anche mia mamma lavorava in casa e adesso è in pensione, ma insomma ha fatto moltissime tomaglie per la fabbrica, appunto, che col datore che veniva a portare le scarpe a riprenderle. Mi ricordo che anch'io davo una mano, che mia mamma poi ha insegnato a tantissime ragazze, anche noi, questo discorso dell'insegnare i mestieri che un po' si perde, forse insomma c'è un po' anche tanta burocrazia. Io stesso, quando d'estate, tra un anno e l'altro scolastico, andavo a fare, per guadagnarmi qualche soldo, fare il tagliatore o il calzolaio o il barista, insomma ho fatto un po' di cose, per cui e lo facevo semplicemente chiedendo, dico, ma mi prendi un mesetto, due, così, e questi ovviamente erano anche amici di famiglia e ti prendevano. Adesso penso sia impossibile fare una cosa del genere, perché magari finisci in galera, insomma, tutti, da chi ti ospita a te che magari vai in carcere minorile, ai genitori che ti hanno andato. Per cui, vabbè, sicuramente le regole ci vogliono, però forse è diventato, insomma,
Io mi ritengo fortunato essere nato negli anni 60, perché c'erano cose che si facevano insomma più spontaneamente, forse si rischiava anche di più, però quando fatte insomma in buona fede e con onestà, insomma, non facevano danno a nessuno, no? Beve champagne sotto il Ramadan, alla tifu danno cilicciano, fuma l'archile, mi chiede come fa, e come fa. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tutti insieme. Pensavi solo ai soldi, soldi, cia cia, dimmi che volevi solo soldi, soldi. Termina qui il nostro speciale, abbiamo parlato di imprese e sostenibilità dal Teatro Le Muse di Ancona. Sai già come fa e come fa.